Lore, guarda dove ti ho portato! Dove hai portato? Primo evento dell'anno motociclistico, Motorbike Expo, famosissimo. Ora ci facciamo un bel giretto in fiera, un po' da intrusi devo dire. Perché se guardi un po' qua nel padiglione, qua un po' tanta roba casta. Spero non ci caccino a calci. Ma dici che ci beccano, che siamo degli smanettoni? Noi cerchiamo di andare via in incognito. Allora, abbiamo parlato di essere in incognito, devo farti i miei più sinceri complimenti perché con questo travestimento non ti riconosceva nessuno, un cappellino fantastico, per favore dettagliamo il cappellino, fantastico, veramente sei irriconoscibile e direi anche centrato con il mood della fiera. Sono Igor. Non l'avete riconosciuto? Sono Igor. E io sono Lillo, no questa è un po' vecchia. Allora, detto questo, siamo davanti alle moto del contest di Lowride, sì, che mi dicono essere una rivista famosa del settore custom. Noi non le sappiamo, non certe pratichiamo cose. Però perché siamo qua? Perché siamo qua a cercare di capire se c'è qualcosa che può fare anche per i nostri gusti in mezzo a queste moto super customizzate, chopper. Dai, ci sarà qualcosa anche un po' da smanettoni. Allora, per forza, dai. Sappiamo che Verona è principalmente personalizzazione, principalmente ancora di più settore custom è quello che va di più, però io qualche cosa di carino da guardare l'ho già visto, perciò facciamoci un bel giro in senso antiorario, sì, sovversivo, e cerchiamo qualcosa che ci piaccia. Andiamo. Allora, qui abbiamo scramblerine. Sì, un SR400. Allora, Yamaha, classico dai. SR400, roba che va molto nelle personalizzazioni, ma secondo me non fa molto al caso nostro. Ecco. Questo mi sa che è un Dominator. Sempre siamo Honda sempre Dominator. In quello. Oh, qui oh, già qua ragioniamo. 125 con i controcazzi da motardo, un bel CR. Questo gomme slick. Dai, io lo apprezzo molto. Io lo apprezzo molto. Potrebbe essere anche divertente, bello leggerino. E poi cos'è questa? Questa? Questa è una MM. Questa è una Harley, questa è una. Si riconosce dagli è una famosissima MV Ducarley 900 Super Sport Buell, come potete vedere. Ma aveva le idee un po' confuse, secondo me, quello e che l'ha fatta. Ci sono, allora, se volessimo dirla in maniera elegante, potremmo dire che in questa preparazione ci sono un sacco di ispirazioni diverse. Sì. Se volessimo dire in altro modo, effettivamente il concetto dell'idea confuso. L'ha messo un po' nel frullatore, diciamo. Sì, 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 una bella mini pimmerata, un bel frullatore immersione. Però davanti non è male, le alette. Ha un che di super veloce panigalosa davanti. Sì, è vero, un po' di anche... Originale. Originale, sì. Oh, qua secondo me quelle che piacciono a te ci sono. Eccoci. Ciao. Queste sono le tue moto. Allora, volevo parlarti, qua apriamo un argomento. Il feeling dell'avantreno. Definiscimi il feeling dell'avantreno. Come tutti sappiamo, le quote ciclistiche dell'avantreno definiscono il comportamento di una moto. E quando tu hai un'avancorsa di 4,20 m e un'apertura di cannotto di circa 60 gradi, sai già che la moto non si guida. E soprattutto la gomma giusta ci vuole anche. Questa come minimo, quantomeno il baricentro basso. Allora, sta qua la vedo bene in piega. La vedo bene in piega e deve esserci anche in questa. Un bel feeling di avantreno. Beh, quantomeno la forcia era un po' corta, però tanto corta. Ho detto una roba scherzando, ma è perfetta per andare a fare la messa in piega della barba. C'è ragione. Quindi con le pieghe c'entra. C'è ragione anche te, perché non devi neanche scendere dalla moto. No, ti metti lì, plaf, e ti piegano la barba. Però c'è gente a cui piacciono queste cose, è inutile che fai tanto il sofisticato. Oh, queste sono spettacolari. Questa risolve un sacco di problemi. Tipo, non devi mettere giù il piede al semaforo. È vero. L'unica roba è che con gli scarichi rivolti in avanti, secondo me, dopo 20 metri puzzi già come una petroliera. Può essere. Lore, dimmi che non è vero, dimmi che quella cosa lì col terzo, quella catena, non è quello che sto pensando io. Non posso dirtelo, mi dispiace. È esattamente quello che stai pensando, è una leva del cambio. Però dai, è originale, insomma, non so come si usi, però è originale. Sì, sì. Diciamo che l'originalità
domina. Soprattutto vorrei far notare cos'è la copertura del carburatore, dell'aspirazione. Bellissimo. Con il pistone che morde a mo' di sigaro un proiettile, quello ha un tocco veramente discreto. Devo dire che insomma non è il mio genere, però è arte. Igor, quella è arte. Complimenti. Quindi non si commenta, non è non che è il deve mio essere genere, il tuo genere, però fosse il mio genere magari. Questo è il tuo genere? Questo è già più il mio genere. Immaginavo, qualcosa me lo... Ah, ma tu dicevi la moto? No. Ah, ed eccoci in un'altra interpretazione per quanto riguarda la definizione del puro feeling di avantreno. Questo bel manubrio, aspetta, diamo le dimensioni. Questa è una spanna, la mia è 23, 46 centimetri da estremità a estremità. Qua l'ingresso curva si fa veramente... Il famoso braccio di leva che ti consente di essere svelto, esatto, nello stretto. Esatto. Agilità, nei cambi di direzione. Diciamo che oltre al... Cambi di direzione alla grande. Oltre che al concetto di arte, qua siamo molto dediti al concetto di feeling dell'avantreno. Senti Laura, adesso i ragazzi amanti del custom e dei chopper ci odieranno. No, perché... anche perché ricordiamo che in giro c'è scritto l'indirizzo della radiazione, quindi bisogna migliorare un attimo la nostra posizione. Senti, l'abbiamo presi troppo in giro, perciò... Noi accettiamo le loro preferenze, ognuno ha i propri gusti per quanto riguarda le moto, però finalmente abbiamo trovato qualcosa di un po' più vicino a quello che piace decisamente. Due esemplari più vicini ai nostri gusti. Esatto. Abbiamo qua una Buell, un bel esempio di Buell. Stai parlando sempre delle moto. Ah, tu dicevi... No, ma anche le moto non sono male, prosegui. Dicevo, questa è una Buell, tu sei molto giovane, perciò probabilmente non saprai che una volta... Piacerebbe essere ancora molto giovane, però vabbè. No, ragazzuolo, questo agli inizi degli anni 2000 era una moto molto quotata anche tra gli smanettoni, perché c'è stato un tempo in cui Harley forniva i motori a questa azienda che si chiama Buell, che ci metteva sopra delle ciclistiche molto compatte e otteneva delle naked che avevano una guidabilità straordinaria. Ma che certo, so chi era Eric Buell, non è che sono... È che la cultura motociclistica ce l'hai solo tu. Ma sei nato tipo 2-3 anni fa che eri appena... Sì, sono uscito già vecchio. Vabbè, comunque devo dare atto a quelli che hanno fatto questa special che insomma... No, lo scarico, notiamo, lo scarico è veramente... Una piccola opera d'arte, direi titanio, tutto saldato TIG. Ma quanto ci avranno messo a fare quello scarico? Di sicuro più di un paio d'ore, ecco, così mi sbilancio. E lo sai che quando accendi la moto probabilmente tutte quelle colorazioni scompaiono? Magari... Tendono a uniformarsi. Questa invece mi sa che è una CX500 Honda, moto che in origine era completamente diversa, svestita, impreziosita, con le slick e una colorazione da Endurance Honda classica. Oh, andrà merita. Poco, però devo dire che, caspita, va poco ma con stile. Veramente bella. Da qua al bar ti fa fare un figurone, veramente sì. Bella, bravi. Adesso però andiamo un attimo a vedere di là, mi ha detto che ci sono dei negozietti carini, sempre legati al custom, pelle, anelli tipo questi. Anelli. Magari... Ma tu metti gli anelli? Io metto gli anelli. Magari mi prendo un tirapugni col simbolo della Harley Davidson. Ma dai, ma te ti ha fatto male stare qua in mezzo ai custom, eh? No, ma perché male. Dici così? Sei il solito villano, andiamo a vedere. Senti, allora io sta moto qua da qualche parte l'ho già vista. Allora, l'hai già vista innanzitutto perché è un MV Agusta F3, ma l'hai già vista anche perché sul numero di febbraio di Superbike Italia che sta per uscire, la moto del mese è proprio questa F3 prototipo che hanno fatto i ragazzi di Noisy Style, una tele milanese di personalizzazione. Ecco, vedi che non mi sbagliavo. Quindi colore Blue Nart Ferrari, selle in alcantara rossa, cerchi ricavati dal pieno, Ioniq fatti su misura, è un bel gioiellino e ne parliamo nel dettaglio proprio su Superbike Italia di febbraio che è in edicola e in edizione digitale. Bella. Ti piace di più questa o la Buell di prima? Ci devo pensare. Pensaci. Ho anche trovato il nuovo abbigliamento ufficiale per Igor per la stagione 2023. Guardalo qua. Igor, questo è per te. Così ti smettono di sudare le ascelle, già a 30 all'ora hai un'ottima ventilazione, perfettamente abbinato magari con un bel manubrio Ape Hanger alto così. Lo vado a provare. Vai. Me le compri? No. Me le compri? No. Dai. Andiamo. Me le compri? Andiamo via subito. Via.
ma visto che ho sempre i cappellini, me ne serverebbe uno nuovo. Vabbè, ma sono belli proprio, questi. Sono proprio stile camionista americano. È vero, è vero. Beh, d'altronde il bello di questa fiera è che si possono fare tanti acquisti in tema motociclistico. Ce n'è per tutti i gusti. È una fiera vecchia scuola, come si faceva una volta. Ci sono le moto esposte, quelle customizzate, quelle di serie, da cui poi andremo dopo. Ma c'è anche tanta occasione di acquistare sia abbigliamento tecnico, come piace a noi, i negozi vengono qua, fanno dei grandi sconti a inizio stagione, sia cose a tema motociclistico, ma anche non necessariamente motociclistico. Esatto. C'è un sacco di roba da vedere e da tirare fuori la crana. E lo sai che qua vendono anche le moto addirittura. Dopo magari andremo a farci un giro. Vendono addirittura le moto. Quindi moto mi regali un certo una moto? Adesso... Ho visto una VTR, una Honda VTR SP2 o 1 era quella SP1? Rossa. Cos'è? 18.000 euro? Dai, prendi. Allora, per ora ti regalo... No, non mi hai preso le caramelle, mi prendi la VTR. Un caffè. Sì, però, cioè... un T-Rex proprio. Così. Oh, Lore, te lo devo dire, ho trovato in mezzo a tante proposte la moto definitiva per me. E lei, guardala. Sì, ma avrei solo una domanda da farti. Tu sai surfare? No. Vabbè, ma cosa ci vuole? Si impara, no? Cioè io vado al mare. Ho capito, ma cioè, tra tutte quella con la tavola da surf non sai anche surfare. Si impara, cioè, però è bella, è Liguria, poi ce la vuoi mettere. Liguria, Le onde lì, le tipiche onde per surfare in Liguria. Tutti i californiani vengono in Liguria per surfare. No, telecamere! Ha rotto il cazzo! Loro, ho trovato un altro esempio della saga dei avantreni un po' strani e che forse in quanto a feeling non sono il massimo. Parlami di questa forcella e di questo cerchio. Guarda, qui è palesemente un caso di persona che si è trovata a rubare un cerchio da un hammer personalizzato americano, infatti abbiamo un cerchio da 26, e voleva a tutti i costi montarlo sulla propria nuova Harley. Quindi c'è una sorta di incastramento, il cerchio è stato tagliato a metà longitudinalmente e infilato a forza qui. Non sappiamo neanche se gira veramente. Se gira, vorrei fare complimenti al proprietario che la guida per essere ancora vivo. Ma secondo te si impenna? Con un argano abbastanza robusto, sì. Eccola la qualità della moto. Ah, ma quindi non è una moto, è un gigantesco speaker audio. È una discoteca ambulante. Ah, beh, allora ha senso. Massacro. Quindi sei già arrivato. Se sei scarso non è colpa di nessuno. Qui, cazzo, ma io... Cazzo, questo è sempre stato il mio incubo. Finito, ho perso. No, ma è il gioco che non funziona, perché io andavo benissimo. Era lui che non era capace. No, no, no! Che tristezza. Ovviamente io, cioè tra noi due ovviamente io. Questo era, era chiarissimo. Io sono abituato a robe di un altro livello. Ma che, cioè, che robe di altro livello? Oh, da 6 mesi che gioco a GT7 alla PlayStation 5, dai. Cioè, ho capito, cose... ho capito. Ma qua ci avrei passato, qua. Con l'età che hai ci avrei passato mille anni. Ma qua avevo 14 anni quando giocavo queste robe qua, dai. Non è realistico. Non è realistico. No, non è realistico. Tipico anziano da cantieri che accampa scuse. Ora, GT7, a GT7 l'ho massacro. Ehi, boomer. L'ho massacro a GT7. Hai visto, caro Igor, ti ho portato qua a vedere i miei allievi, questa è tutta gente a cui ho insegnato le basi dello stunt riding. Come vedi non sono bravissimi, non sono come noi, però se la cavano, dai, non è male. Oh, ma quindi questi qua sono pagati per fare ste porcate in sta cosa qua? Pagati, tra l'altro, credo miliardi di euro, no? non lo so, pagati non lo so, però certo è il loro mestiere. E noi invece quando facciamo un'impennata per strada dobbiamo stare attenti che ci beccano, che ce ne dicono di tutti i colori. È per quello che si mettono qua, in un'area protetta, in un bel quadrato protetto, dove possono fare tutte le loro belle acrobazie che gli ho insegnato io, come ti dicevo. Ragazzi, beh, insomma, sono anche abbastanza bravini, dai, non se la cavano. Sì, guarda, dall'ultima volta che li ho lasciati sono migliorati, guarda, perché... guarda. Guarda, facevano queste cose.
Ieri no, 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 ieri no. Nella notte abbiamo affinato due cose. Quello lì gliel'ho spiegato, perché io di solito... Di solito io quando arrivo in ufficio la parcheggio così la moto in prova di durata, no? Allora gli ho detto parcheggiala anche tu così. Quindi lui ieri sera non lo sapeva fare. Ieri sera zero, grazie ai miei consigli, un paio di dritte, oggi è preparato. Ok. Qua mi sa che siamo entrati in un padiglione un po' più confacente ai nostri usi e costumi. Vero, vero. Vedo Suzuki, vedo robe più racing. Yamaha. Vedo cose un po' più 2R1M così ad accoglierci. Però la Suzuki continua a non vedere la GSX-R, cazzo! E questo è un problema, questo è un problema. Suzuki, lo sai come la pensiamo, non c'è più neanche bisogno di dirlo. Quindi non lo dico, lo scrivo qua sotto. Questo è interessante. Per il tuo canotto non va bene questo. No, non pensavo di fare lo swap sul Kimco. Va bene per il swap da 150 ad aria a 350 cavalli Suzuki Marino. Eh sì, poi così vola. Cazzo, vuoi mettere? Oh, finalmente siamo tornati a casa. C'è anche questo Motorbike Expo, non ci sono solo avantreni improponibili. Ci sono anche mezzi cazzutissimi da pista, in questo caso allo stand del Trofeo Italiano Amatori. E un po' mi sento meglio, non so tu, io un po' mi sento meglio. Tu non ti senti molto bene? No, lui continua a non sentirsi benissimo. È un po' scioccato. Lasciamolo qui che si riprende 5 minuti. Allora, un applauso, però dobbiamo farlo ai ragazzi di Yamaha, perché hanno portato veramente tutto. Tutto, cioè tutto, comprese le moto da corsa. Qui potremmo riprendere il tema, saranno vere o no, ma di Razgatioglu e Quartararo. Questa è la MotoGP, la Yamaha M1 MotoGP, e quella lì è la Poi ci sono le R1, R1 GTR, ci sono le R6, tutto, ci sono le MT, ci sono gli scooter di Yamaha, ci sono le bici elettriche di Yamaha. Questo è lo stand probabilmente più grande della fiera e non hanno lesinato né sullo spazio né sulle cose, sulle moto, sulle due ruote da portare. Carbonio, freni in carbonio, ma che roba, Enrico, ma che roba, ma che Enrico, roba. Guardami, ti ho visto che salutavi con la modella. Sei qua per fare le riprese, non importunare le ragazze che lavorano. Ti ha importunata? Ti ha importunata? Di che ti ha importunata? L'hai importunata. Adesso vado a mettere tutti, a posto le cose. Abbiamo visto tutti che l'hai importunata. Adesso mi faccio dare il numero di telefono e mi scuso con la signorina. Oh, finalmente allo stand Yamaha arriviamo alle moto che piacciono a me, quelle adatte alle mie capacità e alle mie dimensioni. Andiamo a fare un giro. No, no, è così troppo vicino. Ti assicuro sei troppo vicino. Così no, sei anche sopra il microfono. No, basta. Ti prego, toglietemelo. Io credo di aver riconosciuto qualcuno lì in quel video. Ma va, ma era già Bastianini, cosa dici? No. Ah, era Bastianini? Sì, guarda, non... tutti i piloti. No, ma non sono piloti, non sono professionisti, sono presi dalla strada. E adesso aspetta, guarda bene. Questo mi ricorda qualcuno. Ma che sto scemo? C'ha una faccia improponibile, ma poi è terribile, bruttissimo, con quegli occhi spenti. Io l'ho già visto, triste, qualcosa di familiare. Non so. Però chissà poi perché li scelgono così brutti per fare i video. È veramente, veramente brutto. Terribile. Proprio brutto. Senti, Lore, come ti avevo già detto, una delle attrazioni del Motorbike Expo è che ci sono anche delle moto usate che si possono vedere, toccare con mano e sono molto interessanti. A tal proposito, volevo proprio venire qui per farmi un'idea, perché ormai sai che sono vicino alla pensione, quindi pensavo magari di investire un po'. È buono che abbiamo ancora bisogno di una mano in relazione, Le impennate ancora c'è bisogno che tu le faccia. Beh, comunque ti dicevo, volevo investire un po' di soldini nelle moto che mi facevano sognare quando ero uno sbarbatello. Insomma, quindi ho visto queste Yamaha, la FZR 750. Poi qua abbiamo l'era dei due tempi con l'RG 500 Gamma, con l'RD 500. Sì, moto mitiche, moto che mi facevano sognare quando ero sbarbato, ma poi sono andato vicino, ho guardato i cartellini del prezzo. 28.000 euro! 28.000? 28.500! Sono proprio 28.000. 23.900! Ma che cavolo è successo? Vabbè, sono impazziti! Igor,
dai, facciamola girare questa economia, no? Spendi le 2 lire. Tra l'altro, fai così, secondo me, se prendi questa da 28, poi la VTR SP1 che abbiamo visto di là da 18 per me, che mi piace tantissimo, un paio di migliaia di euro di sconto, te le fanno e vai via con l'affare. Sono fuori budget di circa 25.000 euro. Ok, Igor, il nostro giro al Motorbike Expo ce lo siamo fatti. Abbiamo visto praticamente tutto, un sacco di event training improbabili, molti, tante moto personalizzate anche più normali, più gradevoli, tante moto racing, fortunatamente c'è anche il racing abbastanza, qua, Motorbike abbastanza. Expo. E direi che, non so, io andrei a fare un po' di shopping tra i negozi, a dare un po' un occhio sia alle cose da moto ma anche alle cose non da moto, così sì, tanto dai, per cosa divertente. Una sola certezza ho, che non compreremo una nuova moto usata, perché non sono circa non ce la possiamo permettere. 30.000 euro di troppo chiedono rispetto al nostro budget. Vabbè, con questa terribile notizia non ci resta che invitarvi come sempre a mettere like al video se vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto voi un like sparatelo che non costa niente, a iscrivervi al canale, è gratis, le cose gratis sono rimaste pochissime in questo mondo, a iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto davvero tanto e a seguirci sulla rivista in edicola, sulla rivista in edizione digitale, su tutti i nostri canali social che vanno da Facebook a TikTok passando per Instagram e qualsiasi altro social vi venga in mente, noi ci siamo. Alla prossima settimana smanettoni, dove torneremo a darci il gas. Ero Igor, adesso ve lo posso dire. Non è veramente il taxi driver. Non ero io. Quello solito che lui. Ragazzi. Non è.